Se dice tu un'idea, chiaramente poi avete un'idea assolutamente opposta in merito a quello che è stato esposto dal deputato, in quanto proprio avete puntato su questi due provvedimenti che sono la pensione di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, che non dimentichiamo anche la pensione di cittadinanza fa parte di questo provvedimento complessivo. Come secondo voi può risolvere quelli che sono i problemi che oggi legano anche l'economia e la povertà nel caso della pensione? E allora, a questi provvedimenti inserisco anche quota 100, che è anche voluta dal Movimento 5 Stelle, era stata già voluta dal Movimento. Mi permetta comunque di dare risposta alle osservazioni, per l'amor di Dio, condivisibili. Tant'è vero che, differentemente da quello che sembra, io sono d'accordo col professore Navarra, perché è vero, la domanda è giusta. Il problema è che non era stata data risposta, o meglio, che la risposta data nell'ultimo anno diciamo di legislatura a governo PD è stata una risposta fragile, una risposta veloce, quella sì, è rivolta solo a 1 milione di persone. Il nostro reddito di cittadinanza sarà imperfetto, può essere. Non è frettoloso, di certo, perché è dal 2013 che lavoriamo sul reddito di cittadinanza. Quindi è il primo provvedimento che abbiamo voluto incardinare, ma non è figlio di un'improvvisazione di pochi mesi, ma è figlio e frutto di un percorso di confronto, di crescita e anche di osservazione di altri sistemi. E si rivolge a 5 milioni di persone. Certamente non avevamo mai detto che sarebbe costato 35 miliardi. Sì, in questo momento ci stiamo rivolgendo alla parte più fragile della cittadinanza e quindi a chi in realtà ha zero, è vero. Però è solo un inizio. Non è detto che il reddito si fermi qui. Possiamo andare e magari andremo a implementarlo ulteriormente. Intanto è un inizio significativo che di certo dà una risposta più completa a quella giusta domanda inascoltata, domanda che tra l'altro è stata, diciamo, è emersa, è una domanda che è emersa da uno Stato che dal 2008, 2008 forse anche prima, al 2017 ha portato da 1 milione di poveri a 5 milioni di poveri, come figli e frutto di che cosa? Di politiche che evidentemente erano sbagliate perché hanno aumentato notevolmente questo disagio sociale. E mi sono segnata anche, perché è importante anche dirlo, che noi riteniamo che questo reddito di cittadinanza, a differenza del REI, che era, mi permetterà, politicamente si concede, una brutta copia della nostra idea che ormai raccontavamo già da anni, questo REI in realtà non aveva nessuna possibilità di essere un minimo moltiplicatore nell'economia. E qui lei mi potrà anche spegnere successivamente con le disamine tecniche, ma di certo il reddito di cittadinanza immette nell'economia reale una quantità di denaro che il REI non avrebbe mai fatto. Quindi di sicuro andiamo a smuovere, poi per quanto possa essere un moltiplicatore, lo scopriremo tra l'altro con i fatti e non con le teorie, perché ad oggi le teorie economiche applicate hanno fallito e questo è un fatto, perché non hanno migliorato la situazione economica e hanno peggiorato e aumentato la povertà. Questa nostra misura per noi dovrà essere vincente e sarà anche se piccolo, sarà un moltiplicatore economico, ma se lo sarà o meno, possiamo starci a parlare per ore, lo scopriremo soltanto fra qualche anno, quindi da noi c'è il dubbio che possa funzionare. Per le politiche precedenti applicate c'è la certezza che non hanno funzionato.